Molti cristiani, tra cui anche noi membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, crediamo che al momento della morte il nostro corpo rimanga sottoterra, mentre il nostro spirito continua a vivere fino al giorno della resurrezione e del giudizio dinanzi a Dio. Ma la domanda è, quindi cosa fa il nostro spirito dal momento in cui moriamo fino al giorno del giudizio? Allora, noi crediamo che i nostri spiriti entrino in quello che chiamiamo il mondo degli spiriti. Le scritture ci spiegano che le persone, gli spiriti delle persone che sono stati buone su questa terra, entreranno in quello che viene definito il paradiso degli spiriti, ovvero un posto di pace e di felicità. Mentre gli spiriti di coloro che sono stati malvagi su questa terra entreranno in quello che viene chiamato l'inferno degli spiriti. Questi non sono veramente un paradiso o un inferno, sono più degli stati di essere, nel senso che ci sarà uno stato di felicità così come uno stato di tormento per questi spiriti. La cosa che è importante ricordare è che il nostro spirito, dopo la morte, conserverà le stesse caratteristiche, la stessa personalità, gli stessi talenti che aveva qui sulla terra, semplicemente senza un corpo. Una cosa che sappiamo è che gli spiriti buoni avranno l'opportunità di predicare il Vangelo a coloro che hanno rigettato o non hanno avuto la possibilità di conoscere il Vangelo di Gesù Cristo quando erano sulla terra. Questo è molto importante perché se pensiamo che Dio è un Dio giusto e il suo giudizio deve essere equo, è giusto che qualsiasi spirito, prima di essere giudicato, possa aver avuto l'opportunità di vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Infatti le scritture stesse in 1 Pietro dicono: poiché per questo è stato annunciato il Vangelo anche ai morti, onde fossero giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo Spirito. Noi sappiamo che Gesù Cristo stesso, nei 3 giorni che trascorsero tra la sua morte e la resurrezione, si recò nel mondo degli spiriti ed egli stesso organizzò il lavoro missionario lì. In 1 Pietro 3 leggiamo che Cristo andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli. Quindi qua si riferisce proprio a come Gesù Cristo predicò il Vangelo a quegli spiriti che quando erano sulla terra avevano rifiutato il Vangelo di Gesù Cristo. Qui entra in gioco quello che noi facciamo durante il nostro lavoro nei templi. Gli spiriti che decidono di accettare il Vangelo nel mondo degli spiriti purtroppo non hanno un corpo fisico per poter stringere le alleanze con Dio. Per questo che noi nel Tempio svolgiamo queste alleanze per loro, come per esempio il battesimo per i defunti, di cui si parla anche nella Bibbia. Questo proprio perché gli spiriti che decidono di accettare il Vangelo possono avere anche le ordinanze svolte sulla terra da chi lo fa in loro vece. Ovviamente noi non obblighiamo nessuno, noi svolgiamo queste alleanze per loro e poi sono questi spiriti a decidere se accettare o meno il Vangelo. Allora, dove si trova il mondo degli spiriti? Non si tratta di un posto chissà dove nello spazio. Noi crediamo che il mondo degli spiriti sia proprio qui sulla terra. Questi spiriti sono qui in mezzo a noi. Non possiamo vederli, ma sappiamo che vivono qua, che ci circondano anche se non siamo in grado di vederli. Per oggi è tutto, ma sappiamo che questo è un tema molto interessante e abbiamo risposto solo ad alcune domande, quindi se avete altre domande legate al mondo degli spiriti, mi raccomando, lasciate un commento. Saremo felici di rispondere alle vostre domande. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanellina così che vi arrivino le notifiche di tutti i nostri prossimi video. Condividetelo e alla prossima!